Buonasera a tutti voi che ci seguite in diretta e poi potrete seguire in registrata per questa diretta su liberi.tv. Oggi, venerdì 16 novembre, iniziamo appunto con la consueta virgola e poi seguiranno degli appuntamenti molto interessanti che vi illustrerò. Questa sera la virgola volevo dedicarla un pochino a fare una specie di piccolo resoconto, più che un consuntivo, un resoconto a tutti voi che ci seguite e a tutti voi che appunto siete anche iscritti a Liberi.tv su una appunto recente, in qualche modo, missione, un raid che abbiamo fatto informativo. Che ha fatto Liberi.tv all'undicesimo congresso di radicali italiani a Roma, all'Hotel Ergife. Volevo darvi dei numeri, do i numeri normalmente, questa volta vi do delle cifre che sono un pochino danno un pochino la misura del lavoro che abbiamo cercato di svolgere degnamente. Grazie appunto a un lavoro redazionale di Riccardo Cristiano, che alla fine di questo iter, che è stato appunto essere presenti nello svolgere, fare interviste, svolgere dei video, montarli, pubblicarli e così via, abbiamo cercato di riunificare un pochino tutto quanto il lavoro fatto e di fare, dare appunto, capire un pochino le quantità, un pochino nelle varie voci del lavoro svolto. E comincio subito a darvi un pochino queste misure. 5 sono le persone che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di questa missione, in qualche modo, di questa presenza al Congresso dei Radicali Italiani: Riccardo Cristiano, che è presidente, Donato Volpicella, che è il segretario, Marco Marchese, Salvatore Moscato ci ha dato una mano, anche lui credo che sia un iscritto. E il sottoscritto, tutti quanti presenti in questi 4 giorni che sono stati al congresso di Radicali Italiani all'Hotel Ergife. Abbiamo utilizzato tre videocamere che sono, diciamo, videocamere più o meno da turista, ma utilizzate con molto impegno, con maestria, che potrete poi dopo voi stessi valutare nei video che abbiamo pubblicato. Alcune di queste videocamere sono dotate di un microfono esterno, non tutte, e probabilmente sono quelle dove riuscite ad ascoltare meno rumore di sottofondo, quelle, insomma, che hanno realizzato i video migliori. Due sono i computer che sono stati utilizzati, quelli di Riccardo Cristiano e Marco Marchese, presenti appunto, e anche un tablet di Riccardo. Abbiamo anche misure più o meno dei cavi elettrici utilizzati: sono stati 10 metri di cavi elettrici utilizzati, di corrente a spese, diciamo, che ci ha fornito l'Ergife, o meglio, probabilmente Radicali Italiani. Si segnala peraltro un'ottima DSL che abbiamo utilizzato, in wireless disponibile all'Hotel Ergife, che almeno nel primo giorno ci ha consentito addirittura di montare i video, di girare, quindi montare i video, scaricarli e soprattutto di editarli quasi in tempo reale. Una DSL così, dobbiamo dire la verità, non l'avevamo mai vista, almeno io non l'avevo mai vista. Due sono i microfoni cosiddetti gelati che sono stati utilizzati, quelli appunto delle videocamere, che consentivano appunto un attacco esterno del microfono. Probabilmente uno di questi due ha prodotto qualche suono, diciamo, di disturbo, che non avrebbe dovuto poi, no, appunto, sentirsi sul video. Invece alcuni video c'è qualche disturbo, cercheremo anche questo di migliorarlo. Ci siamo presentati con due trolley pieni di materiale, audio, video, merchandising, insomma, la troupe di Liberi.tv sembrava un gruppo di viaggiatori, di turisti. Del lavoro che abbiamo fatto, 4 ore e 49 minuti sono state di diretta streaming sul canale di Liberi.tv. In pratica si è trattato della diretta del congresso costituente l'associazione che poi appunto si è data il nome Parte in Causa. È stato possibile quindi, grazie a questa diretta, seguire, sarà possibile agli interessati, quindi seguire questo congresso senza dover essere presenti fisicamente e seguirlo appunto mentre
mentre si realizzava. 43 sono state le interviste e gli speciali video che sono stati registrati. Le interviste le potete vedere sul sito, appunto, in questa settimana le abbiamo pubblicate. Sono state girate in un piccolo studio che abbiamo allestito in un angolo, in qualche modo, del salone all'esterno della sala dove si svolgeva il congresso. Di questo girato, una parte poi sono state appunto le interviste, una parte sono state anche delle dichiarazioni che abbiamo colto all'interno della sala del congresso, spesso anche a caldo da parte di persone che erano intervenute. Poi c'è stata una certa effervescenza, qualche polemica, quindi insomma abbiamo cercato di cogliere proprio le dichiarazioni a caldo per quanto riguarda alcuni esponenti, alcuni leader che hanno parlato, ma anche alcuni semplici iscritti, alcuni semplici militanti o militanti radicali. E anche questo, appunto, le potete vedere sul nostro sito. Abbiamo realizzato, o meglio, Riccardo Cristiano ha realizzato 500 volantini distribuiti, che sono stati volantini informativi, che sono stati appunto distribuiti a tutti i congressisti nella sala dove si è svolto il congresso, e sono stati appunto realizzati da Riccardo Cristiano con attenzione appunto a dare una certa a comunicare appunto a chi li avrebbe poi appunto letti quelle che sono le attività di Liberi.tv, le attività e soprattutto le varie rubriche che curiamo appunto nelle nostre dirette del venerdì. Abbiamo realizzato delle spillette e questo rientra un po' nel merchandising che abbiamo cercato un pochino di vendere per autofinanziamento. 35 spillette che sono state distribuite, 35 spillette con il logo di Liberi.tv, che speriamo veicolino il più possibile, ovviamente a fine promozionale, questa immagine molto bella che è stata realizzata da Stefano Russo. Abbiamo realizzato anche 300 caricature di vignette, praticamente caricature di Marco Pannella ed Emma Bonino, che sono state distribuite. L'idea, diciamo, alla base è stata di Donato Volpicella, e si è trattato di due caricature di Marco Pannella e di Emma Bonino, una di Marco Pannella e una di Emma Bonino, quindi separatamente, realizzate da mia figlia Alice, sopra le quali è stato disegnato un fumetto che è stato poi lasciato in bianco e consegnato ai congressisti, praticamente a tutti quanti, che poi parte di essi ce le hanno riconsegnate, compilate con le parole praticamente in questo fumetto che avrebbero voluto, o che meglio avrebbero voluto che pensassero Marco ed Emma Bonino. Queste caricature le abbiamo poi affisse vicino appunto dove era il nostro piccolo studio di registrazione delle interviste, con un certo stupore da parte dei lavoratori addetti all'hotel Ergife. Dopo il congresso, queste caricature sono state appunto tutte quante staccate dal muro e abbiamo fatto un video, cioè nel senso sono state digitalizzate, scannerizzate da Riccardo Cristiano, che ne ha fatto un video attualmente appunto già adesso disponibile sul sito, dove appunto si può vedere un pochino tutta quanta questa cosa tra il serio e il faceto, in qualche modo, che è stata prodotta poi in realtà direttamente dai congressisti. Una parte appunto sono firmate, alcune sono anonime. Di queste caricature, di queste 300 che abbiamo distribuito, ce ne sono state riconsegnate 60, appunto, con le quali abbiamo fatto questo video. Poi abbiamo ovviamente cercato di promuovere la nostra associazione, cercando di fare delle iscrizioni, e abbiamo raccolto €140 di contributi e di iscrizioni a Liberi TV. Questa un po' è la fonte principale del nostro sostentamento, cioè le quote di iscrizione e contributi liberi. Insieme a questo abbiamo anche dato
la possibilità appunto di diffondere il nostro logo con delle magliette che sono state realizzate sempre grazie a Riccardo Cristiano. Le abbiamo alcune vendute, alcune, insomma, ci sono state delle formule in qualche modo più vantaggiose possibile, più in qualche modo invitanti possibili. Il possibile per quelli che stavano appunto lì, che passavano, militanti o meno, per cercare un pochino di farci conoscere il più possibile. Il totale dei video che abbiamo realizzato ammonta più o meno a 12 ore di realizzazione, insomma, di registrazione, che non è poco, insomma, calcolando che siamo una web TV amatoriale, che abbiamo fatto tutto quanto più o meno sostenendo tutte quante le spese a costi più o meno a costo zero, e che non siamo dei professionisti. Vorrei anche ringraziare ovviamente tutti coloro che sono venuti, Donato Volpicelli, Riccardo Cristiano, Marco Marchesi, Salvatore Moscato, che sono venuti da varie parti d'Italia per questo evento che era il congresso, ma anche, insomma, anche questo evento, questa nostra spedizione informativa di libri TV. È stato anche quello, insomma, uno sforzo notevole da un punto di vista logistico. Il lavoro del montaggio, poi, dire, il lavoro non è finito nel girare le varie interviste, ma si è protratto anche per quanto riguarda il montaggio e l'editing. Ovviamente hanno fatto parte di questa nostra spedizione anche Alfredo Paugiulo e Claudio Sterzi, i quali torneranno oggi, Alfredo Paugiulo e Claudio Sterzi, in diretta su Libri TV, ritorneremo con un palinsesto che li vedrà presenti in qualche modo ordinario e stabile, speriamo quanto più possibile, sempre salvo inconvenienti tecnici che ci possono sempre in qualche modo, per i quali siamo abbastanza vulnerabili. Dicevo, volevo appunto concludere dicendovi che il lavoro appunto è stato molto faticoso, in qualche modo, o meglio, ci è voluto molto tempo anche per fare l'editing. Una volta appunto fatte tutte queste interviste, le abbiamo portate a casa, quelle che non siamo riusciti a pubblicare in tempo reale lì dall'albergo, e è stata una cosa che è durata fino praticamente a ieri, e forse non è neanche finito, perché probabilmente ancora qualcosa ci abbiamo da pubblicare. Ed è forse la cosa un po' più lunga, perché poi ognuno con le DSL da casa, che, insomma, è una cosa abbastanza macchinosa e purtroppo lenta. E questo, appunto, mi sentivo di dirvi, di comunicarvi a tutti coloro che ci seguono, anche come iscritti, perché è un modo per resocontare anche quello che facciamo su Libri TV. Passerei rapidamente a questo punto a illustrarvi il palinsesto. Prima che io mi dimentichi, però, vi voglio dire che domani e dopodomani ci incontreremo in una diretta, che è il congresso dell'Associazione Radicale Rientro Dolce. Cercheremo di seguirlo, trasmettendolo sul nostro canale appunto di Libri TV, e appunto tutti quanti lo potrete seguire. Passo a illustrarvi il palinsesto di oggi, che è particolarmente ricco. Dopo la virgola del direttore avremo spazio Economia e Mercati, Open Market, commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari a cura di Alfredo Paugiulo. Alle 21:15 è previsto lo spazio Certi Diritti, e avremo un'intervista a Michele Calabrò. Ovviamente spazio Certi Diritti è lo spazio curato normalmente da Riccardo Cristiano, che intervisterà Michele Calabrò, tesoriera dell'Arcigay, I Due Mari, di Reggio Calabria. Alle 21:45 avremo la Leggera Euforia, torna, come vi dicevo, in diretta Leggera Euforia, curata da Claudio Sterzi, con appunto le notizie e gli approfondimenti dal panorama antiproibizionista. Questo probabilmente è un orario che appunto è inconsueto di Leggera Euforia. Riprenderemo a metterla in palinsesto, a inserirla nel palinsesto in modo ordinario, nella alta serata, insomma, delle nostre dirette. Alle 22:15 avremo A Tavola con la Cucina, curato appunto da Giancarlo Calciolari, che intervisterà Ola Anderson, che è un cuoco, un chef executive della cucina Elite Park Avenue,
di un albergo appunto che sta a Göteborg in Svezia. Alle 20:30 a tavola con i libri avremo due appuntamenti di a tavola con i libri, ovviamente anche questo sono appuntamenti curati da Giancarlo Calciolari. Il primo appunto alle 22:30 Giancarlo Calciolari in qualche modo farà una specie di video recensione, anche se non è una bella parola, insomma una video presentazione, una nota di lettura, abbiamo provato a chiamarla sul nostro palinsesto, sul libro Le sabbie immobili. È un libro di Giuseppe Pontigia, Edizioni Mondadori. Alle 22:40, sempre appunto per a tavola con i libri, Giancarlo Calciolari ci illustrerà L'affaire fiscale, ovvero Il dispensario del tempo, un libro di Armando Verdiglione, Edizioni Spirali. Se tutto va bene, alle 23 noi cercheremo di essere puntuali con la chiusura delle trasmissioni. E questo appunto è quanto vi dovevo dire. Volevo soltanto aggiungere, ovviamente, ormai è di rito, ma non è meno importante per questo, che vi invito a iscrivervi a questa associazione che si sostenta con le proprie forze e quindi con le iscrizioni. Più siete e più in qualche modo possiamo fare e offrirvi un servizio anche migliore. E ovviamente con i ringraziamenti a Donato Volpicella per l'energia di questa serata, io passerei subito a dare a dare la linea alla regia e a darvi appuntamento direttamente con Spazio Economia e Mercati con Alfredo Pauciulo. Grazie, buonasera.